Studenti e cittadini over 65 stanno progettando una mascotte per il corretto utilizzo dei social media. Insieme hanno seguito prima un intervento della polizia postale, quindi hanno avuto un assaggio delle regole da rispettare per essere dei buoni cittadini online e poi hanno dato libero sfogo alla creatività. Come queste due attività possono integrarsi e valorizzarsi a vicenda, cioè creatività e regole. Innanzitutto mi vorrei complimentare per l'iniziativa. Mondo Digitale, la Regione dell'Umbria, continua a stimolare i territori di questa regione su riflessioni che riguardano proprio come coniugare la rete e le potenzialità della rete con alcune regole e anche con alcune attenzioni. Vediamo proprio in questi giorni come il dibattito anche sulle fake news, su tutto quello che in pratica la rete ci può portare di positivo, ma anche di non positivo, deve allertare i cittadini e li deve rendere sempre più edotti, competenti e attenti. Detto questo, la questione che riguarda i giovani e l'intergenerazionalità mi sembra importantissima, soprattutto nel momento in cui invece si stimola la creatività. I nonni, gli over 65, in realtà portano la loro storia, la loro esperienza e anche il bisogno di competenze informatiche. In realtà i giovani hanno competenze informatiche, sono già nativi digitali di per sé, ma nello stesso tempo prendono dai più grandi l'esperienza, la responsabilità, i tempi di attenzione e anche di riflessione. Mi sembra che queste due cose vadano di pari passo. La creatività chiude tutti questi ordini di problemi, perché poi queste professioni, perché vorrei sottolineare che dentro questo mondo digitale si apre una serie di profili professionali nuovi che per i giovani sono anche occupabilità. È anche un pezzo di nuove professionalità su cui la creatività la fa da padrone. Web marketing, design, eccetera, le nuove tecnologie sono degli strumenti che sono al servizio della creatività, che è invece una caratteristica individuale e professionale di ognuno di noi.